ma il Benfica non aveva dato l'ok e dunque non ha potuto partecipare con i compagni all'esperienza in Argentina ed è alla prima convocazione. Intelligentissimo nel... Eccolo qua che se ne va. Caleoscio entra in area di rigore, retropassaggio, poi... Ancora la conclusione da lontano, calcio d'angolo, Italia pericolosissima. Abbiamo già capito dove possiamo far male sugli esterni, uno contro uno, si crea superiorità numerica. Vedi qua Coleoscio che mette la palla dentro, deve calciare subito di prima D'Andrea, deve calciare questa palla subito come adesso. Si inserisce, va a centrare, a invadere l'area di rigore. D'Andrea, caratteristiche movenze le sue, poi vedete Esposito. Sacco. Devono cercare questa giocata dietro le spalle di Vassallo perché le palle sopra le patisce, lui attacco dietro la profondità. Palla per D'Andrea. Sinistro per Esposito, non ci arriva di un soffio. Ma grande palla ancora, è mancato spazio, o salti l'uomo e crei superiorità o giri, bravissimo. Caleoscio dopo il tocco di Indur, Caleoscio il cross dentro, Esposito, sempre campo, l'azione degli azzurri, D'Andrea tra le linee, si muove bene, ancora D'Andrea, limite dell'aria, entra in aria, D'Andrea sinistro, palla fuori. Ha fatto tutto bene, la cosa più facile è la sbagliata, centrare la porta, col mancino deve centrare la porta, piattone e il palo lungo, qua dribbla, 1-2. Ancora Malta. In avanti con Tuma, cerca l'azione personale. Cherry sbaglia, Lucas Scicluna, Esposito per D'Andrea, prova ad accelerare l'Italia, D'Andrea le sue finte, entra in area di rigore dietro per Esposito, Esposito si gira, Andur colpisce Caleoscio, poi ancora Andur prova a liberarsi. Gente umile anche, attenzione questa palla sopra. D'Andrea prova ad andarsene, ancora D'Andrea, il cross per Ndur, sinistro, si salva Malta. Ma arriviamo sempre sugli esterni, arriviamo sempre quando saltano l'uomo, D'Andrea da una parte, quello lascio dall'altra. Attenzione, ancora Ndur, una conclusione, deviazione di nuovo, altro calcio d'angolo avanti la porta. D'Andrea, colpo di testa di Lipani, ancora D'Andrea, calcio di rigore sul colpo di testa. Adesso Vandur, il destro rete, Italia 1, Malta 0, dunque in vantaggio gli azzurri con il primo gol con la maglia della 19 di Sherdur. Calciato benissimo, vantaggio meritatissimo per la prestazione che ha fatto questi 20 minuti iniziali, giocando sempre palla a terra o palla alta, cercare sempre gli esterni, hanno capito dove poter far male a questa squadra, è mancata la cattiveria di concretizzare dentro l'area piccola, ma il gol è arrivato ed è arrivato meritatamente, bisogna continuare così. E dunque subito soddisfazione per lui, ecco che rivediamo la conclusione vincente. Grande personalità per il centrocampista che dicevamo ha giocato nell'ultima stagione con il Benfica e adesso è vicino le competizioni. Secondo me quello che poi ti fa migliorare, che devi crescere a differenza di altre nazionali, che quando vai in vantaggio devi questo tipo di modulo. Pronto Ndur, va direttamente in porta, palo clamoroso, Caleoscio anticipato, all'ultimo, ancora protagonista Ndur. Si è calciata benissimo, risposta perfetta del il portiere ha avuto il rimpallo, ha preso il pallo e gli è rimbalzato addosso, però ha calciato molto bene. In panchina c'è Pisilli, squalificato faticante. Attenzione, Caleoscio,
tocco di Vassallo. E Pisilli è un altro che mi piace nel ruolo, giocatore come mezzala che va. Recupero su di lui, poi Tuma sbaglia un controllo, rimpallo favorevole, ancora Tuma fermato all'ultimo. Conclusione da dimenticare. Primo tempo di questa gara di esordio degli azzurri ai campionati europei Under 19 Malta 2023. Rigore. Altro calcio di rigore. 1-0 finora la rete proprio sul rigore di Ndur, e adesso ammonito il capitano Mikalev. Secondo calcio di rigore. Questa volta sul dischetto. Il destro rete, 2-0, ancora sul rigore, Italia che raddoppia con lui, Francesco Pio Esposito. Bravo, bravo nel calciarlo bene, guardare il portiere fino all'ultimo, lui è un giocatore che si sacrifica molto ed è secondo me meritato ancora questo gol per la prestazione che stiamo facendo, però vorrei vedere più lucidità e più cattiveria sotto porta. Questo deve essere allenante anche per le prossime partite. Questo è il secondo gol per lui con la maglia della 19, e aveva segnato un gol anche ai mondiali Under 20, 6 gare su 7 giocate, 4 da titolare in Argentina, un gol di tacco meraviglioso contro la Colombia. Qui invece il gol di precisione sul calcio di rigore assegnato dall'arbitro Galfried. 2-0. Cambiato il Esposito, può andarsene anche uno contro uno con Mikalev. Esposito in aria, buona la finta, contatto. Non l'ammonisce perché era già... no, l'ammonisce, allora lo butta fuori. Bravo Esposito a puntare, c'è secondo giallo, dunque anche in 10 Malta. Bravo Esposito ad andare con convinzione, con qualità a puntare l'avversario dentro sì. L'area, gli ha fatto palla c'è, palla non c'è, molto bravo, pur essendo alto è dotato. Oh, D'Andrea, questa volta D'Andrea. Sinistro, alto, sbaglia lui, si resta sul 2-0. Calciato malissimo, col corpo indietro. D'Andrea gli sta mancando l'ultimo tiro anche sul calcio di rigore. Vedi che corpo troppo all'indietro, ha calciato male, non è da lui. Adesso non devono rallentare, guarda che bravo Esposito a fare le sponde. E bravo Lipani. Attenzione, Lipani si libera bene, fermato all'ultimo calcio d'angolo. Che bravo Esposito, viene incontro, l'uomo attaccato. Normale questa. Pallone in area di rigore, ancora un pericolo per Sacco. Eccolo inquadrato con. Nella sua area piccola. Esposito, buono il movimento D'Andrea. Le finte, il tocco ancora per Esposito, il sinistro, para, Sacco. Tanta differenza c'è, tanta differenza di qualità individuali nell'uno contro uno. D'Andrea, le solite finte, poi il destro, Sacco. Arriva il fischio di Fried, dunque si chiude il primo tempo con l'Italia in vantaggio 2-0, due calci di rigore segnati, uno da Ndur, uno da Esposito, il terzo fallito da D'Andrea, ma sicuramente una buona Italia in questo esordio dei campionati europei Under 19 contro la nazionale padrona di casa. Al posto di Bridgman, questa è la sostituzione, quindi sicuramente... o 3-5-1, chiamalo come vuoi. D'Andrea, deviazione, rete, 3-0. Un po' di fortuna, ma questa volta può festeggiare Luca D'Andrea. Se lo merita, è stato fortunato, però ha calciato bene, forte, la deviazione è stata determinante. E questo deve essere
l'impostazione già subito mentale, tecnica, tattica di questa squadra dall'inizio. Continuiamo a giocare, continuiamo, non gestiamo. Qua vedi com'è, calcia bene, beh, deviazione è stata determinante. Nulla da fare per Sacco. Tocco di Sherry Esposito. D'Andrea in area, può andare all'uno contro uno. Ancora D'Andrea a sinistro, all'ultimo. A rallentare. Palla recuperata D'Andrea. Aveva perso lo spazio per il tiro. No, secondo me no, lui deve decidere, uscito dal primo dribbling, dal secondo calciare anche di punta. Esposito, Ndur, limite dell'area, Ndur per D'Andrea, dietro Ndur. Andrea, subito dentro per Esposito. Prova a girarsi Esposito, una finta, ancora un pallone pericoloso con Vassallo che è stato bravo in questo caso a mantenere la posizione. Sì, Esposito ha cercato lui la conclusione, non ha visto. Padre italiano, madre brasiliana. Intanto eccolo qua, appena entrato subito Rienzi in Serie A. Intanto Caiodé si prova, non inquadra la porta. Giusto provarci dopo un'azione che esce in dribbling. Eccolo Caiodé, il cross, Esposito, colpo di testa, traversa. Mi piace Esposito perché ha fame, ha voglia, ha sangue agli occhi di voler buttare questa palla dentro anche sul 3-0. Dur, Missori vuole il destro, la deviazione, Sacco bravo, si rifugia in angolo. Ha tirato da 30 metri, molto bene, con un'altra deviazione, però ha tirato forte. Il tiro è un'opzione. Indicazione di Alberto Bollini, c'è bisogno di commento. Qui intanto il tocco a cercare Asa, il cross, la conclusione e la parata di Sacco. Ancora Pisilli ci ha provato, ha trovato attento il portiere. Ma intanto pronto Asa, colpo di testa, attenzione qui Vignato, si coordina ma non trova la porta. Sì, doveva farla scendere un po' di più ma non aveva tempo. Si muove bene qui Pisilli, l'idea dentro per Amatucci, poi Turco, contatto, calcio di rigore, quarto calcio di rigore. Allora, secondo me c'era questo, questo rigore c'era, adesso lui gli dice di no. Generoso Vignato, parte con il destro, rete, non sbaglia, e dunque 4-0. E capocannoniere nelle due fasi, tre gol, dunque quarto gol per Vignato, e firma anche in questa gara di esordio degli azzurri ai campionati europei Under 19 Malta 2023. Dunque 4-0 per l'Italia, 4 rigori, 3 segnati, 1 sbagliato, e anche questo è un dato statistico che resterà evidentemente. Ah sì, no, ma poi sai cos'è, la prestazione che ha fatto l'Italia, che non ha creato occasioni limpidissime, qua rivediamo il rigore, però poi ha fatto una prestazione di alto livello, creando presupposti per far gol importanti, poi ha segnato 3 su rigore e 1 su una deviazione su un calcio di punizione. Quindi questi sono i misteri del calcio.